E siamo arrivati all'altra novità di questa sera, sera di Feel the 90s Next Generation. Siamo una generazione avanti, non guardiamo indietro, ma guardiamo sempre avanti, perché bisogna sempre guardare avanti, e guardando avanti noi guardiamo e vediamo musica e colore. Serata colorata, serata targata Quiver, e abbiamo qui al telefono con noi una bellissima signorina, direi così. Lei si chiama Ambra Nata. Ciao. O Ambranata, come ti devo chiamare? Chiama pure Ambranata. Ciao a tutti, ciao a tutta la generazione che guarda avanti e vede me, naturalmente. Giustamente, vedete. Ambranata, posso chiederti una domanda sciocca? Che io solo domande sciocche posso fare e so fare. Sono ma... le mie preferite, guarda. Allora possiamo andare a braccetto tutte e due. Ma Ambranata, perché sei Io sono risposte sciocche, so dare. Ambranata, perché sei poco pratica di qualcosa? Assolutamente no. O sì, dipende dai punti di vista. Oppure sei nata Ambra, che è totalmente diverso. Anche no, essenzialmente perché come buona parte delle persone della mia generazione ero un grande fan di Ambra. Ti appartengo, io ci tengo. Ti stavo cantando la canzone, prometto, quella che fa. Ti appartengo, io ci tengo, se prometto, poi mantengo. Esatto? Giura. E poi comunque, perché in effetti sono un po' imbranata anche, quindi sulla speranza mi piaceva molto. Ma un po' come noi, un po' come il nostro regista Maurizio, che è solo capace a schiacciare i tasti. Ma secondo me tu sei capace a far ben altro, soprattutto in positivo, in colorato, perché io sono venuto domenica scorsa là al Quiver da voi e gli spettacoli sono veramente bellissimi, sono in... Un applauso, perché ci va. Grazie. Ci va. A te e a tutto lo staff. Vuoi presentare un po' i vari membri dello staff, così che anche i nostri ascoltatori che ci ascoltano non solo qua nel loco, ma in tutta Italia, e direi anche nella maggior parte dei paesi europei. Purtroppo siamo conosciuti, abbastanza conosciuti. Vuoi presentare i tuoi collaboratori? Assolutamente sì. Allora, parte me, che giustamente, essendo modesta, mi considero la drag di punta. Scherzo, naturalmente. Ci siamo quattro drag queen resident, quindi che ci siamo tutte le domeniche, che siamo io, poi c'è Sarajevo, Amalia Delana e Veranda Incastrada. C'è poi una figura che è la cartomante del Quiver, che è Magamela. Mm-hmm. E poi abbiamo un corpo di ballo formato dai Q-Boys e delle Q-Girl, che diciamo sono i balletti un po' più seri, la parte di animazione un po' più professionale, seria, dici, no? Più seria. Ma io volevo salutare anche altre due persone, poi se le vuoi salutare te, che sono gli organizzatori del Quiver, che si chiamano... Assolutamente, altri organizzatori con noi, che loro diciamo tirano un po' più le file del backstage, quindi per quanto riguarda l'organizzazione dei locali, piuttosto che musica e quant'altro, spettacoli, quindi sono Alessandro e Andrea, e poi c'è anche Angelo, che anche lui è il direttore artistico con Andrea e ci segue un po' nelle coreografie. E io Angelo non lo conosco, ma lo saluto adesso, mi associo ai saluti. Ciao Angelo. Invece per... Io te lo presento domenica, allora. Ok, domenica vi vengo a trovare, però sarò timido, non mi portate sul palco, eh? Ah, non preoccuparti. Quando mi dici così, guarda, sai già che sarai sul palco per il 90% del tempo che sarai al Quiver. Mamma mia, cambierò locale, allora. No, sto scherzando. Volevo dire, a proposito di domenica, che spettacoli, che cosa c'è in serbo per domenica? Allora, per questa domenica c'è uno spettacolo, diciamo, su alcune musiche moderne, che riprende un serial che è andato in America, sta iniziando ad andare adesso sul canale satellitare, che è Glee, che quindi sono su musiche del momento, però in modo un po' simpatico e ironizzato, che quindi quello che cerchiamo di fare noi solitamente, quindi... prendere magari non cose troppo serie, o comunque renderle più divertenti, dargli un tocco nostro. Ok, che è un bellissimo regalo, perché oggigiorno c'è bisogno di ridere, soprattutto con quello che succede. Assolutamente. E come si può trovare il Quiver? Dove si trova? Allora, il Quiver si trova nella versione invernale alla discoteca Life, in Corso Massimo d'Azeglio 3 a Torino, vicino a Corso Vittorio. S-
Sì, nel centro e di Torino. E poi cambieremo poi per l'estivo, quindi siamo itineranti. Sì, per il momento state là. Sul sito internet online lo possiamo trovare all'indirizzo? www.quiver.it. Ok, io con questo adesso saluto Ambra Nata, fantastica Ambra Nata, e ci ritroviamo la prossima settimana, lanciamo la vostra sigla che si intitola... Non te lo ricordi? Ma... Layer Love on Me. Ok, grazie per la tua partecipazione. Non sono abituato a cantarla e mai a pronunciarla. Ci vuoi cantare un pezzo della sigla? No. Ma no, no. Facciamola... Mi risparmio questa. Facciamola sentire che è meglio, dici. Grazie Ambra, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Grazie a voi, ci vediamo domenica. Ciao, ciao. Take a chance on me, take the